la seconda edizione di BioApper. L'anno scorso avevamo ricevuto 118 candidature, quest'anno 151, quindi oltre il 30% di crescita. È un risultato che ci onora e ha motivato Novartis a proseguire a sostenere questo progetto anche incrementando l'interazione con i giovani, con le università, proponendo il progetto alla gran parte delle università nel territorio, a centri di ricerca. La volontà è proprio quella per Novartis, ma anche per i partner che sono con noi in questo progetto, di fare di BioApper una realtà veramente innovativa e significativa nel settore delle scienze della vita, sostenere nel nostro paese giovani con brillantissime idee, perché in Italia i nostri ricercatori sono realmente ai primissimi livelli europei, ma far sì che facciano un passo avanti, un passo coraggioso nel costruire un processo imprenditoriale.